A Matera ha presentato ufficialmente la nuova giunta comunale. Motore Mezzogiorno, ripartenza Italia, lunedì 22 novembre a Potenza l'evento promosso da Confindustria Basilicata, diretta su TRM Network. Emergenza coronavirus e gli ultimi aggiornamenti dalla Task Force regionale di Basilicata. La pagina culturale Matif, ieri il premio Luchino Visconti a Marco Tullio Giordano e Umberto Ursini. E come avete visto dai titoli, apriamo con la politica materana. È stata presentata ufficialmente la nuova giunta comunale di Domenico Bennardi. La nuova giunta comunale di Matera è fatta, anche l'ufficialità è arrivata con la presentazione nella sala Mandela, tutti confermati i nomi che erano circolati nelle scorse ore. Esecutivo rinnovato con 5 nuovi innesti e 4 conferme. Tra i nuovi assessori, Angelo Cotugno, in passato responsabile dei sistemi amministrativi in Valbasento, lunga esperienza nei sindacati e tra i banchi del Consiglio Comunale. A lui vanno le deleghe all'innovazione, transizione ecologica e personale. All'avvocato Maria Pistone, già assessore con la giunta Duce, vanno le deleghe alle attività produttive, contenzioso e patrimonio. Sia Cotugno che Pistone sono espressione di Campo Democratico e il nuovo gruppo consigliare nato dopo il distaccamento di 3 consiglieri su 4 dal Movimento Volt. Michelangelo Ferrara, docente all'Istituto Alberghiero, si occuperà di mobilità, sicurezza e polizia municipale. All'ingegner Sante Lomurno la delega alle opere pubbliche. Entrambi, Lomurno e Ferrara, rappresentano la quota del Partito Socialista Italiano. Valeria Piscopiello, 20 anni di cooperazione sociale ed educativa alle spalle, per poi intraprendere la strada della scuola, si occuperà di politiche sociali e scuola ed è in quota 5 Stelle. Tre riconfermati, Rosa Nicoletti, che ricoprirà in ottica di rotazione anche l'incarico di vice sindaco, a lei resta la delega all'urbanistica, Arcangelo Colella al bilancio, Tiziana Doppido alla cultura e al cinema, Giuseppe Di Giglio, che oltre all'ambiente avrà una nuova delega, quella della manutenzione urbana. Il sindaco tiene per sé la delega al turismo. C'è la novità delle deleghe consigliari, al presidente del Consiglio Comunale Antonio Materdomini va quella delle politiche per lo sport. Presente anche il capo di gabinetto Gianfranco Lopez. Il sindaco, prima di iniziare, ha elencato alcuni risultati raggiunti. Tra questi la raccolta differenziata aumentata in percentuale in maniera significativa, il regolamento urbanistico, il piano del verde, Hub Out, il portale Matera Welcome. Grandi sfide, ha detto, ci attendono, come l'approvazione del PUMS, piano strutturale, grandi cantieri come Piazza della Visitazione e Duni, il regolamento dei beni comuni, ma soprattutto il PNRR. Mancano risorse, ha sottolineato, stiamo cercando di assumere velocemente e trattenere le competenze migliori. Equilibri politici tutti rispettati e soddisfatto? Sono soddisfatto, ovviamente diciamo, alcuni consiglieri comunali non lo sono in maniera paritetica, ma a chi si riferisce? Ci sono state in particolare per Matera 3.0 atteggiamenti che mi permettono di capire che non c'è più la volontà di rimanere all'interno della maggioranza. Però lo sforzo, ripeto, con tutti gli altri consiglieri nel dialogo, nelle riunioni di maggioranza che abbiamo tenuto in maniera ormai molto frequente negli ultimi mesi, mi permette di dire che i numeri ci sono per andare avanti all'interno del perimetro originale della maggioranza e quindi anche al momento, facendo a meno di questi consiglieri, possiamo sicuramente procedere verso linee programmatiche. E rimaniamo in tema, ascoltiamo le prime dichiarazioni ufficiali dei nuovi 5 innesti in giunta comunale. Che effetto fa e da dove si comincia? Tanto è una bella responsabilità. Credo di poter mettere a disposizione, a frutto, un'esperienza sia dal punto di vista lavorativo, per quello che ho fatto in azienda, in fabbrica, dal punto di vista dell'esperienza sindacale, che è stata una grande scuola per quanto mi riguarda, e non da ultimo la conoscenza in 10 anni di consigliere comunale della macchina amministrativa. Si vedrà nel tempo quello che riusciremo a fare. Spero che con lavoro di squadra, come diceva il sindaco, questa cosa si possa fare al meglio. Si inizia sicuramente dalla viabilità, del traffico, da alcuni snodi essenziali da sistemare. Mi riferisco a via Mattei per quanto riguarda i bus turistici, oppure lo snodo di via La Martella. È importante anche che la sede dei vigili urbani possa avere una sede più dignitosa, più decorosa, di una città capitale europea della cultura.
la disabilità, l'accessibilità alla città per tutti e una limitazione del traffico anche da parte dei cittadini che devono capire la necessità di muoversi a piedi. Abbiamo dei parcheggi che rimangono vuoti anche nei momenti cruciali, diciamo nelle feste consacrate e quant'altro, dobbiamo ragionare in un'ottica diversa. Bisogna che io faccia una ricognizione di quello che è successo in questi ultimi anni. E questa ricognizione mi consentirà di individuare nell'ambito di quello che poi è il programma che questa amministrazione ha approvato a suo tempo, cercare di individuare le priorità. Io le immagino, ma non voglio indicarle in questo momento, ne conosco tante di questioni che vanno risolte, ho bisogno di qualche giorno di tempo per prendere conoscenza dello stato dell'arte. È stato ribadito anche dal sindaco che il suo è un ruolo tecnico, ecco, che intendiamo per ruolo tecnico all'interno di questo comparto abbastanza delicato? Il ruolo tecnico sarà nel dover dare tutte quelle che sono le mie competenze, le mie conoscenze affinché possano erogarsi dei servizi che da tempo purtroppo sono fermi, per poter garantire alle famiglie, quindi per tutti i cittadini, dei servizi che oramai andrebbero comunque sia nel modo giusto erogati. Il mio obiettivo sarà quello di essere a sostegno delle famiglie e del servizio sociale per poter ripartire da dove si era iniziato. Come prende questo compito? Con grande entusiasmo, voglia di contribuire al successo di questa amministrazione, di questo sindaco giovane e attivo che ho sostenuto con la mia candidatura all'interno di Volt, e quindi con tanto entusiasmo, voglia di apportare un contributo fattivo alla buona riuscita di tutti i progetti contenuti nel programma. Vorrei partire dalla valorizzazione delle competenze, delle professionalità e della grande capacità dei nostri produttori, dei nostri operatori economici di sapere accettare le sfide che il mercato offre quotidianamente. Cambiamo argomento, parliamo di economia, motore, mezzogiorno, ripartenza Italia, il titolo del convegno che si terrà lunedì 22 novembre a Potenza, un evento promosso da Confindustria Basilicata, ci sarà una diretta su TRM Network. L'impiego delle risorse in arrivo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono l'ultimo treno per lo sviluppo territoriale, da tempo in attesa di infrastrutture essenziali al sistema socio-economico ed in questa fase fondamentali per affrontare le prossime sfide. A dirlo il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, a presentazione dell'evento Motore Mezzogiorno Ripartenza Italia, lunedì 22 novembre alle ore 15 dal Cineteatro Don Bosco di Potenza, in diretta su TRM MH24, confronto promosso dall'organizzazione delle imprese che vedrà l'importante coinvolgimento dei vari livelli istituzionali locali e nazionali. Tra gli altri, per la prima volta in Basilicata, il presidente nazionale di Confindustria, Carlo Bonomi. Questo è l'ultimo treno per il mezzogiorno, per la Basilicata e per il paese. Dobbiamo salirci su e dobbiamo guidare questo treno verso degli obiettivi che sono gli obiettivi di una rigenerazione culturale, urbana, di politica industriale, sociale, perché davvero se non lo facciamo questa volta saremo, come dire, subiremo tutti una condanna della storia. Chiamati a tracciare linee guida sul superamento dei divari territoriali e competitivi che allontanano l'area meridionale dal nord e il paese Italia dall'Europa, interverranno il ministro per il sud e la coesione territoriale Mara Carfagna ed il ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Io credo che noi dobbiamo assumere l'idea di partire dalle nostre risorse per individuare un progetto che sia un mix di strumenti per realizzare quello che è l'obiettivo, la crescita economica sostenibile, ambientale in primis, economico e sociale, per far sì che i nostri territori ricevano benessere e non continuino a spopolarsi. Andiamo all'emergenza coronavirus, facciamo il punto in base all'ultimo report inviato dalla Task Force regionale di Basilicata, purtroppo da registrare un decesso e poi per quanto riguarda le positività
30 tamponi molecolari sono risultati positivi su 836 tamponi molecolari effettuati. Sono 23 i ricoverati all'azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, 6 malattie infettive, 9 in pneumologia, 0 in medicina d'urgenza e in medicina interna Covid, in terapia intensiva 1 all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera, 4 in malattie infettive, 3 in pneumologia, 0 sia in medicina interna Covid che in terapia intensiva. Per quanto riguarda la distribuzione per grandi linee dei 30 positivi riscontrati, abbiamo il spicca, il dato di Pietragalla con 8 casi, 4 a Matera, 2 a Campomaggiore, 2 a Pomarico, 2 a Potenza, 4 a Stigliano. I guariti totali sono 28. E andiamo avanti. A Potenza raccolta firme della Basilicata Possibile, movimento politico a sostegno della legge di iniziativa popolare per la Next Generation Tax. Abolire tutte le imposte patrimoniali esistenti, riequilibrando il carico con un prelievo unico, destinando le maggiori entrate alla gratuità dell'istruzione, dall'asilo nido all'università. A questo punta la proposta di legge di iniziativa popolare per l'introduzione della Next Generation Tax, dove ciascuno farà la somma del valore di tutto ciò che si possiede e su questo applicare un'aliquota progressiva per patrimoni oltre i 500.000 euro. Si stimano circa 10 miliardi di euro all'anno pagati dal 5% della popolazione italiana, i cosiddetti super ricchi, risorse da destinare alle famiglie che non possono più permettersi di formare i propri figli. A sostenerla una raccolta nazionale che punta le 500.000 firme a livello locale dalla Basilicata Possibile, nella giornata di domenica presente con un banchetto nel Parco Europa Unita a Potenza. Proposta che ha depositato Sinistra Italiana in Parlamento, che noi appoggiamo convintamente. Sostanzialmente si tratta di semplificare la tassazione sui patrimoni, quindi fino a 500.000 euro abolire le tassazioni che sono quelle, diciamo, un po' più odiose come l'IMU e altri tipi di tasse, per invece aumentare la tassazione dallo 0,2 fino al 2% per i patrimoni superiori ai 500.000, ma con una graduazione che arriva a un massimo sopra i 50 milioni di euro. Vorremmo che fossero destinati a rendere gratuita l'istruzione dagli asili nido che mancano oppure che costano troppo come in Basilicata, fino all'università. Se si possiede lo SPID è possibile firmare anche online sul sito ngtax.it. E ancora avanti con una iniziativa su Matera, seminiamo futuro per celebrare la giornata nazionale degli alberi nel cuore della città dei Sassi. L'evento, l'iniziativa si è tenuta oggi. Oggi 21 novembre ricorre la giornata nazionale degli alberi. Gli attivisti dei Verdi e del Movimento 5 Stelle hanno organizzato due gazebi. In un gazebo si farà un laboratorio per seminare una ghianda di fragno, Quercus troiana, che è una specie autoctona, e il lavoro che è stato fatto prima è stata la selezione di questi semi, e si farà questo laboratorio adatto a tutti, ai bambini e agli adulti, per seminare questa ghianda. C'è però un secondo gazebo in cui ci sono vasetti già pronti per essere consegnati. La novità è che ci sarà un contratto vero e proprio di affidamento di queste piantine, per cui ecco, saranno fatte crescere in casa e dopo un anno o due anni, quando è pronta per essere, diciamo, trapiantata, sarà trapiantata. E ci sarà un collegamento per cui sapremo sempre, ecco, che fine ha fatto questa pianta, se è riuscita a germogliare, se è riuscita a crescere oppure se è morta e dove è stata piantata. L'idea di base è dunque quella di creare un vivaio diffuso e quindi consegnando ai cittadini volenterosi e responsabili, diciamo, della cura di questo seme, al termine dei due anni, quando l'amministrazione avrà individuato un'area dove poter piantare questi semi, avremmo potuto fare una gran bella cosa per la città. Si cambia argomento. Ieri, nell'ambito della Giornata Mondiale della Gioventù a Tricarico, una iniziativa promossa dall'Ufficio di Pastorale Giovanile e Vocazionale della Diocesi di Tricarico, che ha visto la partecipazione straordinaria di Suor Anna Nobili, la suora che prega danzando. C'era per noi Filippo Olivieri. Thank you.
scoprire le meraviglie di Dio sui giovani anche attraverso il modo originale con cui Dio stesso chiama, magari attraverso la danza, alzati e danza. Ne parliamo con Suor Anna Nobili, che ha origini familiari pugliesi, nata a Milano, ma vive in provincia di Roma, insomma, è abbracciato tutto lo stivale. Esatto. Ci racconti un po' questa tua vocazione prima di tutto e soprattutto il tuo punto di vista rispetto al rapporto tra la fede e i giovani anche attraverso la danza. Allora facciamo la prima domanda, nel senso che sono Suor Anna delle Suore Operaie della Santa Casa di Nazareth. Il nostro carisma è quello di lavorare nel mondo, di scoprire la parola di Dio dove stiamo. Poi nel 2008 ho fondato insieme a un gruppo di giovani laici la Holy Dance, che è un'associazione di promozione sociale dove all'interno del quale facciamo esperienza di Dio attraverso la danza. Ecco, per arrivare a questo non è stato così veloce, perché io non credevo in Gesù e all'età di 22 anni ero una ballerina televisiva, vivevo nel mondo della notte a Milano tra discoteche e sballo, ecco, e qui ho fatto esperienza davvero dell'amore di Gesù per me, e qui c'è stata una conversione forte, grande, che questa sera tra poco racconteremo ai nostri giovani di questo posto meraviglioso. E andiamo alla Matera Art International Film Festival. Ieri giornata importante per questa iniziativa, perché ha consegnato il premio Luchino Visconti a Marco Tullio Giordana e Umberto Orsini. Sentiamo. Una giornata dedicata alla proiezione di molti film in concorso, ma soprattutto un sabato di premiazioni per il MATIF, il Matera Art International Film Festival, con la consegna del premio Luchino Visconti all'attore Umberto Orsini, non presente alla cerimonia, e Marco Tullio Giordana, regista e sceneggiatore italiano da sempre impegnato nel raccontare pezzi di storia italiana complicati come la mafia, la strategia della tensione o comunque la grande attualità. Pasolini, Un diritto italiano, I 100 passi, La meglio gioventù, tra le sue pellicole. L'abbiamo incontrato. Che valore ha per lei ricevere un premio intitolato a Luchino Visconti? Beh, è uno dei miei grandi cineasti prediletti fra i cineasti italiani, quindi sono molto orgoglioso, molto fiero di prenderlo qui, in questa terra che fra l'altro in un certo senso è collegata a Visconti da uno dei suoi grandi capolavori, Rocco e i suoi fratelli, quindi mi sembra un po' di tornare a casa. Era milanese come me, è una cosa che resta un po' in famiglia, diciamo. Maestro, lei spesso ha raccontato l'Italia attraverso il genere biografico, narrando pezzi di storia complicati come la mafia, la strategia della tensione, comunque la grande attualità. Nel cinema, secondo lei, c'è sempre stata maggiore libertà di espressione rispetto, per esempio, al giornalismo? Beh, il cinema in teoria non ha padroni, non ha editori, ha il pubblico come immediato referente, perché se poi fai un brutto film la gente non lo va a vedere e poi non ne fai più, quindi il rapporto con chi ne fruisce è più immediato forse che i giornali. Poi, però insomma non è un paese dove manchi la libertà l'Italia, non ancora perlomeno. Maestro, in un mondo che è sempre più globalizzato culturalmente, il cinema italiano è riuscito a tenere negli anni il punto e a mantenere una sua cifra stilistica ben definita? Beh, il cinema italiano intanto va detto che nel dopoguerra è stata una cinematografia, la nostra, che ha avuto un'influenza enorme nel mondo. Raccontava però non di cose mondiali, raccontava il paese, raccontava quello che stava succedendo in quel momento anche molto effervescente in cui l'Italia doveva ricostruirsi, e questo ha influenzato cinematografia molto importante anche negli Stati Uniti, anche nei paesi del terzo mondo. Hanno preso il cinema italiano, il neorealismo in particolare, come modello. Allora, nel DNA del cinema italiano c'è questa forza, questa tensione a raccontare il paese, quello che succede, e secondo me è una cosa che non va perduta. Io nel mio piccolo ho cercato di essere in questa scia, di essere naturalmente in conseguenza a quel cinema che mi aveva così conquistato da bambino, che mi sembra che ci sia ancora lo spazio per fare.
Un altro bel momento culturale, ieri a Matera è inaugurata la mostra Eterotopie, non luoghi, loghi, codici, alterazioni, la prima antologica di Corrado Veneziano a cura di Francesca Barbi Marinetti e Raffaella Salato. La mostra raccoglie una serie di cicli pittorici che ho affrontato negli ultimi 10 anni. Rappresenta opere, quadri che singolarmente sono stati esposti in tutto il mondo, a Palazzo Chigi, con il collegamento del Museo dell'Ermitage a San Pietroburgo, nei ministeri degli esteri di Algeri, del Paraguay, con il patrocinio del Museo del Louvre e altro ancora. Ma questa è la prima volta che tutte queste opere, che hanno un po' viaggiato per il mondo, vengono raccolte e presentate tutte quante insieme. Vengono presentate a Matera e non è un caso probabilmente, io sono lucano, sono felicemente lucano, orgogliosamente, e questa lucanità in qualche modo credo che io la conservi anche nel mio immaginario. Ho viaggiato molto, mi sono spostato da Tursi, che è il mio paese d'origine, a Bari e poi a Roma, poi a Bruxelles e poi in altri luoghi europei e non, però penso di conservare anche una sensibilità nei confronti dei colori, dell'oro, del marrone, di un certo tipo di azzurro che poi restituiscono i miei quadri. E quindi nei quadri c'è dolcezza, c'è eleganza lì dove è possibile, c'è anche provocazione, c'è anche un po' polemica nei confronti di alcuni aspetti. Quest'opera qui, che è la più grande e che inaugura nel cortile la mostra, è una, per esempio, opera tutta quanta rivolta verso l'Unione Europea, che è una cosa fondamentale, no, degli ultimi 70 anni di storia europea, che quindi è un traguardo importantissimo e che però ha ancora delle lacerazioni. Faccio un esempio perché è qui presente quest'opera, però dentro ci troviamo anche la Apple, ci troviamo McDonald's, ci troviamo i codici a barre, tante cose anonime e tanta esigenza che questa anomia o questa anonimia o questo anonimato diventi invece carne, progetto, vita, occhi che in qualche modo si guardano. Andiamo allo sport, il calcio di Serie C, Picerno, ottimo pareggio ad Avellino. Nella 15ª giornata del girone meridionale di Serie C, ottimo pareggio del Picerno ad Avellino con il punteggio di 1-1, rete lucana con De Cristofaro e Campana al 49esimo sul rigore con Maniero. Modulo 4-4-2 con pochi cambi nella scelta del neo allenatore Leonardo Colucci per affrontare i lupi biancoverdi. La prima chance è proprio di marca casalinga. Nono minuto, Canutè va sul fondo e imbecca Di Gaudio sul palo opposto. Colpo di testa a respiro spinto in modo provvidenziale dal portiere Viscovo, sostituto dello squalificato Albertazzi. Il tempo di prendere le misure e arriva il vantaggio della Leonessa al 12esimo. Pitarresi corre in attacco e manda De Cristofaro in profondità. Errore di Tito con il suo lob che va alle spalle del portiere forte e di piatto può insaccare in rete. Dall'altra parte l'Avellino recrimina per la traversa colpita da Maniero. Il secondo tempo si apre con una doccia fredda. Minuto 40. 48esimo. Allegretto a terra Canutè al limite dell'aria, ma per l'arbitro Centi è rigore tra le polemiche rosso-blu. Col Maniero che si presenta sulla palla e pareggia i conti. I padroni di casa salgono in cattedra. Canutè testa ancora una volta i guantoni di Viscovo e sugli sviluppi di un calcio piazzato è ancora Maniero a beccare il legno alto. A rendere complicata la gara il rosso sventolato ad Angelo, già ammonito e autore di un fallo su Rizzo che costringe il Picerno in 10 uomini. All'82esimo Pitarresi serve De Cristofaro, ottimo gioco di gambe e destro dal limite che si infrange sul palo grazie al tocco del portiere forte. A poco serve l'assalto finale. Il Picerno ottiene un punto molto importante salendo a 17 a ridosso della lotta a salvezza. Bene, è tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.